Ehi, benvenuti a LA! Hi people of YouTube! Welcome back to a new episode of Unboxing! A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata! Come vedete, mi trovo già a LA, luogo dove si svolgono gli eventi di Dead Island 2. Però direi che per il momento è meglio far scomparire questo sfondo. Dead Island 1, gioco che mi ha tenuto compagnia veramente in modo incredibile nel mio periodo alle superiori. Me lo ricordo ancora, seconda superiore, vado e compro questo gioco. Avevo da poco iniziato il mio primissimo stage, un'azienda semplicissima, lo stage di un seconda superiore che non ti fa fare niente di eclatante, quindi arrivi a casa e ti annoi. Ma post lavoro io prendevo in mano questo gioco. E questo gioco mi ha divertito veramente moltissimo al tempo. Come già detto anche in Dying Light, io non sono sicuramente il primo dei coraggiosi. I giochi horror non fanno per me. Ma vuoi l'ambientazione, vuoi il gioco in sé, ma questo gioco mi aveva veramente attirato a sé e non mi lasciava andare. Quando poi anni fa annunciarono Dead Island 2, e vorrei farvi vedere una cosa, io, o meglio un mio compagno di classe, che leggeva Play Generation al tempo, mi regalò il poster ancora con questa locandina, con questi personaggi. Cioè, io capite da quanto sto aspettando Dead Island 2, vero? Perché, parliamoci chiaro, Riptide... Sì, era un seguito del primo, ma era un plus, qualcosa di più che non mi ha lasciato niente di che. Per quello avevo grandi aspettative al tempo su Dead Island 2. Poi scomparì e non se ne seppe più nulla. E infatti, quando annunciarono questo Dead Island 2, ne fui contento a modo mio. Fui contento, uno, che cambiarono tutto, stravolsero tutto quello che avevano già fatto al tempo, o comunque quello che era stato, a parer mio, il primo Dead Island, ma soprattutto la contentezza veniva dal finalmente avere quel prodotto in mano. Prodotto che in questo momento si trova qui nel mio zaino. E come potete vedere il mio zaino si sta riempiendo piano piano. Sono rimasti pochi buchi liberi, se volete candidarvi, ed eccolo qui, la... LA Edition, che devo essere sincero, mi aspettavo fosse più grossa. Dico solo quello. Non sono deluso, ma mi sembrava molto più grossa. Comunque, prendiamo il mio fidatissimo coltellino ed evitando di rovinare il tutto, ecco qua, apriamo la nostra LA Edition. Guardalo qua, si toglie come un preservativo usato. Allora, già ho visto una cosa che mi fa pensare che tutte le nuove special edition le facciano solo così ormai. Abbiamo il nostro rivestimento esterno, sempre iperlucido, sempre molto bello devo dire. Devo dire che questa tipologia di sfondo mi piace. Il logo messo centrato, questa finta pelle ci sta. E come vi dicevo, hanno fatto come se intro hanno messo questo di plastica fuori e questo di cartoncino dentro. Ancora, ritroviamo di nuovo lo stesso sfondo, anzi con tre loghi diversi, il 2, il teschio così e le palme, qua sopra il logo completo, lo apriamo perché c'è poco da dire e all'interno troviamo tutto, compreso le spille che sono appena cadute, il nostro ordine. Come vi dicevo, abbiamo due spille e questo direi che qui sopra starebbero benissimo. Ma non voglio rovinarle perché ovviamente io un pezzo me lo voglio sempre tenere. Infatti di Kingdom Hearts e Persona 5 io di queste ne possiedo due. Una è qui e una è lì nella collezione. Quindi se a nessuno importa delle spille, regalatemele pure che mi fate contentissimo. Poi abbiamo quelle che credo siano le cartoline o addirittura i tarocchi, aspetta, fammi vedere. Allora abbiamo questa busta cartolina davvero carina e all'interno troviamo... Belli! Oh, ma sono più di due! Io pensavo che mi dessero solo due, ma sono bellissime! Allora, questo è il retro. Questo è il retro del tarocco e già così è stupendo. Ma io avevo letto che ne davano due, non più di due. E invece no, abbiamo tutti i tarocchi con i personaggi. Bellissimo! Ma poi sono anche holo. Sono stupende, sono brillanti. Allora, andiamo in ordine di uscita. Abbiamo Forza, Eremita, Gli Amanti, La Ruota della Fortuna, L'Imperatore e
La torre. Per chiunque giochi ai vari giochi di Persona o semplicemente anche a The Binding of Isaac, è facile riconoscere tutti i tarocchi o anche solamente il loro significato intrinseco. Ma il retro è bellissimo, con questa rosa che va vroom. Anzi, non è neanche una rosa, cioè sembra una rosa vista da lontano, ma se ti avvicini sono tanti teschi che girano su se stessi. Ma è fatta benissimo, wow! No, sono sorpreso. Peccato solamente, vedo che Strang, la forza, qualcosa gli ha picchiato sopra, credo le spille, mannaggia. No, le altre sono intonse, ma peccato per questa. Cioè, sul segno delle spille, dannazione. Però queste mi piacciono un sacco. E le rimettiamo via. No, maledizione. Hanno lasciato le spille troppo attaccate alla busta e si è rovinato. Che palle. Poi abbiamo questa che credo sia la nostra mappa. C'ha un punto di apertura questa roba? O devo rompere la busta? No, eccolo qua, l'ho trovato. Apriamo. E come per Saints Row, abbiamo questa carta un po' più... non so come definirla, vellutata quasi, però è diversa al tatto da un foglio di carta normale. E come vi dicevo, abbiamo una rappresentazione molto base della mappa, di quella che appunto troveresti in un villaggio turistico, e sul retro abbiamo un'altra mappa vista da un'altra prospettiva. Benvenuti a Los Angeles. Bella, mi piace. Soprattutto questa, perché alla fine è veramente una mappa, quella da turisti, quella che trovi veramente in giro. Carina, questa mi piace. La guida per Venice Beach, dove trovi le beaches. E anche questo adesso lo richiudiamo. Ed infine la nostra steelbook. Mi piace che hanno messo i gommini dentro per evitare che tutto si muovesse. Sulla steelbook troviamo probabilmente un po' di personaggi, non ci sono tutti, però è pieno di zombie. Mi piace il colore, mi piace questo rosato violetto. E all'interno troviamo, uno, i vari codici che adesso coprirò, e appunto il nostro disco di Dead Island 2. Mi piace sia all'esterno sia all'interno, con tutti i teschietti, alcuni sporchi di sangue, altri no. Però la copertina appunto della steelbook è carina. Poi abbiamo tutti i nostri foglietti, tra cui vari codici, olla. Che bello. Allora, abbiamo la nostra garanzia, che ci frega relativamente poco. Poi abbiamo i nostri bonus pre-order, che contengono il randello di Banoi, la mazza da baseball ricordi di Banoi e le schede abilità spazio personale. E infatti da qui la mazza da baseball all'inizio video, proprio perché sapevo di questo. Chissà se ci sono reference al primo gioco. Poi abbiamo il pacchetto Army Pulp, Armas de Series B, martello rovina famiglie e forcone cava occhi, va bene. Poi abbiamo le armi dorate con la meteora di Sam B e la mazza ceneri dell'aureola, la pistola mi piace, il pass espansione ed infine un ennesimo skin pack per Jacob Sceriffo e Amy Cybernauta. Amy Cybernauta mi piace. Dei personaggi al momento non conosco nulla, tra non molto caricherò il primissimo episodio della serie. Ragazzi, noi ci vediamo alle 4 per il primissimo episodio di Dead Island 2. Quindi, signori, vi ringrazio tutti per avermi seguito, come al solito avete seguito. Voi attendavate il seguito di questo gioco? Io lo ammetto, sì. Noi ci vediamo alle 4. Grazie a tutti e alla prossima. Ciao!